E tu ci credevi, amico mio? A mia moglie Stefania, purtroppo, hanno spesso detto parole molto offensive, come strega, incompetente, brutta, scema e chi più ne ha più ne metta. Una volta qualcuno le ha pure detto che non doveva nemmeno pensare. Stefania è la donna più bella, capace, brava, meravigliosa che io conosca. Quanto al suo pensare, sono proprio felice di avere il privilegio di ascoltare i suoi pensieri e di ricevere i suoi consigli, che spesso sono profetici. Di recente, mentre raccontava ad un'amica di queste parole ricevute, l'amica, anche lei profetica, le ha chiesto: «E tu ci credevi?» Con questa semplice domanda ha smontato in un colpo solo tutte quelle brutte parole. In effetti, non devi credere per forza a tutto ciò che ti si dice. Quando qualcuno ti parla in modo contrario alla parola di Dio, secondo te chi ha ragione? Dio o chi ti sta parlando? Ecco un esempio di quello che Dio dice di te. Perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Io do degli uomini al tuo posto e dei popoli in cambio della tua vita. Isaia 43:4. Se qualcuno ti dice che non hai valore, che nessuno ti ama, che nessuno ti può apprezzare, è in netta contraddizione con la parola di Dio. E questo è solo un versetto dei migliaia che contiene la Bibbia. Leggi la Bibbia. Scopri le belle cose che Dio dice di te, le promesse che Lui ti fa e che manterrà. Scegli a chi credere. A Dio e alla sua parola che non passerà mai o a chi ti dice parole senza senso. Non credere a chiunque, ma fidati della parola di Dio. Grazie di esistere, Emmanuel Go.